Sentite anche voi? Zitti tutti. Sto captando la trasmissione di una civiltà intelligente. Paura è. Oh, sto io, Marte! Stava a fare lo squillo su WhatsApp. Allarme. Nessuna civiltà intelligente sta cercando di mettersi in contatto con noi. Non c'è nessuna traccia di intelligenza sul pianeta Terra. Vai. L'ho parcheggiato da te, Curiosity, e non lo trovo. Curiosity è qua. 20 anni. Fai Castelli de Sabbia. Lo passo. Curiosity, vedi che c'è sta tua madre, che forse è lei che te le porta a casa. Gli volevo chiedere se per caso avesse trovato dei giacimenti di metano inesplorati su Marte. Quanto sarebbe bello se trovassi un pianeta che non ha rivendicato nessuno pieno zeppo di metano a buon mercato. Perché mi state guardando? Smettetela di guardarmi! Per tutti gli shuttle! Cosa vedono i miei occhi capitalisti? È una luna piena di metano, quella! Nani! Metano è la luna di Saturno. Fatta di metano. Sono laghi di metano, fiumi di metano, nuvole di metano, panchine di metano. Un po' di pianeta in quel metano, ecco. Interessante. E mica il numero? Magari fra l'una ve conoscete. Ma Saturno? Il pianeta mi fa tanta paura, tanta paura. Tutte le Samantha Cristoforetti. Quel pianeta è una gigantesca bombola. Una cisterna. Me piace. Terra, ma come ti permetti? Siamo al body shaming adesso. Titano, non è vero che sei una bombola, sei un pianeta bellissimo. Tu sei per nulla sovrappeso, non dare ascolto a quello lì. Aiuto, non voglio essere imbottigliato. Non preoccuparti, Titano. I meteoriti di zio Giove non lo permetteranno. Vero, Giove? Lancio asteroide, io lancio asteroide. L'asteroide in partenza da Giove diretto sulla Terra e ne arriva al binario 12. Allontanarsi dalla linea gialla. Signora mia, non si può dire più niente. Va bene, vado a invadere un paese nel Medio Oriente. Quante storie. Non c'è più libertà di espressione, signora mia.